dico ceramica o se dico maiolica, a molti verrà in mente un solo paese, Deruta. Ed infatti oggi mi trovo proprio qui. Sono in provincia di Perugia, in Umbria, in un luogo antichissimo, ricco di arte, di storia e di tradizione. Ed infatti dovete sapere che fin dal XIII secolo qui si producevano maioliche e ceramiche. E nel centro storico infatti c'è un importantissimo museo. Ma voglio saperne di più grazie al supporto di Carlo Gialletti. Buongiorno, artigiano. Allora, sì. Carlo, quali sono i temi pittorici più ricorrenti nelle ceramiche di Deruta? Sì, a Deruta oggi si producono dei piatti ispirati ai disegni rinascimentali di figure di Leonardo, di Michelangelo, di Raffaello. E questa forse è la produzione un pochino più qualitativa. Poi si riproducono dei piatti finemente rifiniti, con dei contorni molto minuziosi, molto dettagliati, con dei colori vivi, con dei colori anche piuttosto brillanti, che caratterizzano proprio le ceramiche di Deruta. E sono dei piatti che hanno dei disegni o zoomorfi, oppure la scomposizione di una penna di pavone. E poi ci sono delle ceramiche che sono ispirate dei temi tradizionali di Deruta, ma non per forza delle copie. Ci sono anche dei decori, dei disegni un pochino più attuali, un pochino più contemporanei, sia nella forma che nel decoro. Come si coniuga la tradizione con l'attualità? Oggi a Deruta si producono degli oggetti che risentono in parte dell'eco della nostra tradizione, ma o per forma o per decoro ci si ispira soltanto a dei temi tradizionali, ma che poi vengono composti in maniera diversa. E facciamo anche degli oggetti dove ci sono delle tecniche piuttosto particolari di unire la ceramica all'acciaio, come per esempio degli utensili che possono essere delle pali da torta oppure dei macinapepe. E adesso te lo porto a far vedere nel laboratorio. Ed ecco che raggiungiamo Mauro, maestro torniante, ecco perché stiamo vedendo, assistendo proprio a come nasce un oggetto in maiolica. D'Altone, avete visto con quanta abilità una palla in forma di terra, in pochi secondi nasce un oggetto. È bellissimo vedere veramente come la materia si trasforma. Ecco, noi stiamo vedendo degli oggetti che apparentemente sembrano tutti uguali uno all'altro, in realtà ogni pezzo è un pezzo a sé. È la bravura di Mauro, capace di fare oggetti in serie soltanto basandosi sull'unità di misura di questi due ferri. Chiamato giudice. Perché sì, consentono sì. le giuste proporzioni? Sì, tra l'altezza e il diametro della pancia, quindi dare una proporzione di massima sulla forma degli oggetti. Ecco, avete parlato di maiolica, non di ceramica. Qual è la differenza? La maiolica è una branchia della ceramica e viene caratterizzata che si tratta di terracotta rivestita di smalto. Maiolicare appunto significa rivestire di smalto la terracotta. Esistono diversi tipi di prodotti che si differenziano a seconda del loro materiale, per cui la porcellana ha delle caratteristiche, il grès e altre, sono tutti prodotti ceramica. Quindi la maiolica è una branchia della ceramica. Quando il prodotto è finito? Sì. Allora, abbiamo visto la creazione dell'oggetto. L'oggetto adesso che è stato creato viene lasciato asciugare per 2 o 3 giorni. Quanto ha raggiunto questa durezza a cuoio? Da che cosa si capisce? Anche dal colore, dal vero? Colore, che praticamente ha raggiunto una media densità di colore, è consistente, e a quel punto si possono applicare dei manici o creare un beccuccio. Ecco, lo stiamo vedendo. Per esempio, se devo fare una bottiglia, certo. Mettiamo poi il manico. Ecco, vengono applicati successivamente. Questo qui, perfetto. Diciamo. A questo punto viene appoggiato su questo piano che si chiama castello, sì. Viene costruito e viene poi messo dentro il forno. Un grande forno. Arrivare a quanti gradi? Alla temperatura di 1040 gradi. Quindi immaginiamo... Per quanto tempo la terracotta verrà cotta? Per 10 ore è la cottura e per 14 ore il raffreddamento. Quindi nell'ambito della giornata si conclude il ciclo produttivo. Finché la terracotta diventa biscotto. Biscotto. Ma cosa sì. Significa? Questo è un oggetto appena cotto e appunto vediamo il colore particolare di questa terracotta che diventa rosso dovuta alla presenza dell'ossido di ferro e la capacità anche di assorbire appunto proprio come un biscotto. Ecco, bene, ma adesso passiamo ad una fase molto molto delicata, la fase della smaltatura. Sì. E vediamo Mario già all'opera. La cosa importante è che lui in poco tempo riesca a immergere l'oggetto nella vasca di smalto e renderlo il più liscio possibile, non far vedere la presa della pinza e le gocce dello smalto nell'uscita dell'oggetto. Ecco, questo perché? Perché proprio nella fase successiva che adesso andremo a scoprire, quella della pittura, non ci devono essere delle imperfezioni. No, il pittore dovrà trovare l'oggetto il più liscio possibile per fare un'ottima decorazione. E andiamo a vedere insieme quest'ultima fase, la più affascinante di tutte forse.
Adesso stiamo vedendo la tecnica dello spolvero, che serve per riprodurre la proporzione di massima del disegno che poi andremo ad eseguire. Come si realizza? Ecco, prendendo un disegno precedentemente bucato con una punta di ferro, un sacchetto contenente del carbone, applicando il sacchetto sopra l'oggetto, ecco poi che viene fuori l'oggetto spolverato. Ecco. Successivamente viene contornato, delineate le linee del disegno e cominciando a mettere colori più chiari verso l'oscuro, vediamo poi completare gli oggetti. Ecco, questa è una tecnica e poi ce n'è una seconda, quella della mano libera. Sì, se ci sono da produrre dei disegni dove il rigore del disegno non è troppo accentuato come nel caso della frutta, il disegno viene eseguito a mano anche per dargli una morbidezza, per dargli una elasticità. Oggi a Deruta ci sono anche molti giovani che si avvicinano al mondo della ceramica. Ecco, vediamo che infatti la ragazza sta dipingendo il suo vaso, ma c'è una fase successiva. Successiva, molto allora l'oggetto viene disegnato, dipinto, questo è l'oggetto finito. Successivamente gli viene spruzzata la cristallina. Che cos'è la cristallina? È una polvere di vetro e altre sostanze che serve per fondere i colori e fissarli allo smalto sottostante. Dopo la cottura, ecco che vediamo l'oggetto. L'oggetto che voi finito. Chiamate il bello. Il bello, infatti, dopo tanto sforzo siamo arrivati in fondo. Quali sono, signor Carlo, gli oggetti che piacciono di più? E poi ha notato dei cambiamenti di gusto nel tempo? Sì, oggi si producono sempre dei decori tradizionali derutesi, ma si tentano di fare anche dei decori un pochino più attuali, ispirati alle forme della nostra tradizione, ma con dei disegni più contemporanei, come possono essere quelli di prima, che abbiamo visto i decori con la frutta, un decoro più attuale, un decoro un pochino più contemporaneo.